Sono molto felice di aver fatto questa decisione. Alla fine una decisione di cuore va bene sempre. Non ho problemi né di sbagliare né di avere successo. Ho problemi di non provarci con la società che amo, con il club che amo, con i tifosi che ce ne hanno dato tanto, con la gente. Io credo che certamente posso portare tanta passione e spessore calcistico nelle conoscenze di calcio dei giocatori certamente, ma anche come dirigente credo che sono un po' navigato, conosco le istituzioni calcistiche bene, conosco i ritmi anche comunicativi, credo che posso dare in tanti campi tanto. Infatti dico che un po' devo fare playmaker dalla parte sportiva e quella amministrativa, ma per la verità anche quella sportiva e tante volte molto amministrativa. Quindi credo che posso dare tanto al mio club, in ogni senso. Paolo, c'è un rapporto fraterno da tantissimi anni, abbiamo continuato a essere in contatto anche dopo le nostre carriere, c'è tanta amicizia, tanto rispetto, tanti valori condivisi, tante idee calcistiche simili, tante idee su Milan uguali direi. Quindi su questo non avevo nessun dubbio. Federic non lo conoscevo, abbiamo avuto con lui il primo meeting dove abbiamo chiuso subito il rapporto perché si vede una persona per bene, che capisce e conosce calcio, che ci dà, diciamo, ampiezza nel panorama di conoscere i giocatori, conosce quelli di Zimbabwe bene quanto quelli di Francia e quelli di Svezia. Io ho giocato quasi in tutti i ruoli, in tutti i sistemi, quindi un po' di equilibrio di centrocampo, un po', diciamo, se devo capire quanto si corre in quale ruolo, credo che lo sappia molto bene perché l'ho provato sulla mia pelle. Cambiandomi da 10, facendo playmaker, facendo uomo ultimo centrocampista per la nazionale, la difesa, facendo le fasce, un po' di tutto. Quindi credo che mi avrebbe potuto usare molto bene in quelli quattro ruoli, se saranno quattro ovviamente in 4-3-1-2, se sarà un sistema un po' diverso, dove ovviamente sceglierà mister, certamente non avrebbe problemi a mettermi in campo. Però lui mi ha chiesto anche su lui, credo che è una persona speciale, un allenatore speciale che ha fatto tanto e tanto bene, anche sbagliando ha fatto bene perché ci ha creduto nelle sue idee, le ha revisionate perché è una persona intelligente, ma quello che è stato anche fondamentale è sentire ieri che comunque alla fine se non hai qualità dei giocatori, concetto solo, cioè modulo solo, non vinci. Ma perché lui deve partire prima capendo, come ha spiegato benissimo, ovviamente uno dice ma come? Allora non li ha visti già i giocatori, però è diverso quando li vedi, quando li alleni, quando lui li chiede quello che lui vuole ottenere da loro per valutarli definitivamente, per dopo fare questo primo step di valutazione, poi il secondo sarà integrarli in un sistema che lui deciderà quale sia e poi terzo ovviamente perfezionarlo e automatizzarlo. Quindi è un processo naturale, soprattutto per un allenatore così. Tempo di vita non esiste più, c'è solo tempo di calcio, tempo di Milan.